superare una squadra che è in vantaggio e in doppia inferiorità numerica è sicuramente un'impresa ardua. Invece in singola inferiorità numerica, una volta messi a posto con le cose nell'intervallo, nei primi minuti del secondo tempo, secondo me avevamo creato le condizioni per poter fare ancora una partita equilibrata, che magari avremmo perso lo stesso, perché poi la partita è lunga e ha vari sviluppi in base agli eventi che la determinano. Però sicuramente non dovevamo andare incontro al secondo rosso. Sicuramente i cartellini l'hanno condizionata, poi nel merito secondo me noi quello che non dobbiamo fare è giudicare l'operato dell'arbitro. Sì, dovevamo partire più decisi e più combattivi e meno didattici, meno scolastici, ecco, non mi veniva la parola. Siamo stati troppo scolastici all'inizio e siamo stati poco combattivi. È chiaro che è un inizio di 20 minuti, poi dopo tutto è successo in inferiorità numerica. E nei primi 20 minuti però qualche situazione l'abbiamo sofferta, soprattutto i nostri due difensori centrali con i loro due attaccanti centrali hanno perso qualche duello, questo ha generato le ammonizioni che poi hanno condizionato la partita. Una cosa che ha condizionato anche lo svolgimento della partita è il fatto che poi le espulsioni e le indisponibilità sono tutte concentrate nella stessa posizione e quindi tu hai dovuto adattare i giocatori fuori ruolo e condurre tutta la partita così. Non possiamo che fare i complimenti a chi si è adattato, però è sicuramente stata una situazione di emergenza.